10 vaccini sono diventati obbligatori per legge. E ora cosa succede? Scopriamolo insieme. Con la nuova legge, le vaccinazioni obbligatorie e gratuite passano da 4 a 10. 10 vaccini non significa 10 punture. Le punture previste, infatti, sono due. Una valida per 6 vaccini, detta esavalente, e una valida per 4 vaccini, detta quadrivalente. I 10 vaccini sono obbligatori da ora. Per i genitori che non vaccinano i figli, la multa arriva fino a 500 euro. Per i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati è vietato l'accesso agli asili nido e alle scuole dell'infanzia. Per l'iscrizione è obbligatoria la documentazione che certifica le vaccinazioni o la prenotazione delle stesse. È valida anche l'autocertificazione, ma il genitore dovrà comunque poi presentare il libretto vaccinale. Per i bambini da 6 a 16 anni non vaccinati non è vietato l'accesso a scuola. Per i bambini da 0 a 16 anni non vaccinati, il dirigente scolastico deve segnalare la violazione alla ASL, che convocherà i genitori per un colloquio informativo ed eventualmente fissare la data delle vaccinazioni. Per i nati dal 2017, i vaccini obbligatori sono quelli contro la poliomielite, la difterite, il tetano, l'epatite B, il morbillo, la parotite, la rosolia, la pertosse, la varicella e l'hemophilus influenzae tipo B. Per i nati tra il 2012 e il 2016, i vaccini obbligatori sono quelli contro la poliomielite, la difterite, il tetano, l'epatite B, il morbillo, la parotite, la rosolia, la pertosse, l'hemophilus influenzae di tipo B e la meningite meningococcica C. Per i nati tra il 2005 e il 2011, i vaccini obbligatori sono quelli contro la poliomielite, la difterite, il tetano, l'epatite B, il morbillo, la parotite, la rosolia, la pertosse e l'hemophilus influenzae tipo B. Per i nati tra 2001 e 2004, i vaccini obbligatori sono quelli contro la poliomielite, la difterite, il tetano, l'epatite B, il morbillo, la parotite, la rosolia, la pertosse e l'hemophilus influenzae tipo B. Il numero dei vaccini obbligatori scenderà se si raggiungerà il cosiddetto effetto gregge, ovvero la soglia pari al 95% di immunizzati per una determinata patologia.